Ciao amici di Bracciami Ancora, io mi trovo a Panarea, isola deliziosa, fa parte delle isole Eolie, siamo in Sicilia. Secondo me Panarea è una delle isolette più belle del Mediterraneo e sono venuto a trovare Marco, che è il proprietario di la steakhouse Antonio, il macellaio. Voi direte, ma come, su un'isoletta delle Eolie c'è una steakhouse? Sì, e non è una steakhouse qualunque, perché è una steakhouse, ragazzi, al quale oggi diamo un riconoscimento. Un anno e mezzo fa io ho iniziato un tour in giro per le steakhouse d'Italia alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. Ho percorso più di 2000 km, ho visitato tantissime steakhouse, sono stato in tantissime regioni e devo dire, ragazzi, che dopo tanto girare e tanto pensare, alla fine ho convenuto che qui ho mangiato la bistecca più buona in assoluto. Vuoi perché sono stato accolto in una cornice pazzesca, perché questa isoletta è meravigliosa, il ristorante che ora vi faccio vedere ha una vista pazzesca, ma vuoi anche perché il proprietario è stato bravo a selezionare una bistecca che davvero, ragazzi, aveva tutte le caratteristiche per essere nell'Olimpo delle bistecche. Ovviamente secondo me, ovviamente secondo i miei gusti, perché i gusti sono soggettivi. Quindi io oggi con questo video consegno ufficialmente il premio a Marco, che ora chiamiamo, poi ci facciamo un giro per la sua steakhouse e poi gli chiediamo quali sono le difficoltà, come si gestisce una steakhouse su un'isoletta. Molti potrebbero pensare che sull'isola si mangia solo pesce, in realtà no. Oggi sfatiamo questo mito. Marco sta lassù, ora lo facciamo scendere. Come si confà ai vincitori? Scendi le scale. Se fossi una donna io sarei innamorato con le idee, ma sono un uomo, quindi ti prendi la mia stima e la mia amicizia. Là, facciamo così, ci togliamo subito questa storia della premiazione. Grazie. Questo è il premio. Grazie. Te lo sei meritato. Grazie. L'anno scorso che cosa mi hai fatto mangiare? Un vaglio spagnolo. Vaglio spagnolo che era frullato quanto? 3 mesi. 3 mesi. Io, fantastico, ragazzi, ricordo con molto molto affetto, gioia e amore la mia permanenza qui sull'isola. Fu velocissima, giusto il tempo di assaggiare la bistecca. Guarda, ho girato, il livello è stato alto, hai vinto perché la carne era buona, ma perché il contesto dove l'ho mangiato era unico al mondo. E ora ci fai vedere il tuo mondo. Ti accompagni, ok? Certo, vedere il tuo mondo, ce lo racconti, ci facciamo una bella chiacchierata e poi magari a fine video ci mangiamo pure quella bistecca che non sarà la stessa, però il fornitore è simile. Sì, giusto? È un tomo. Allora, questo è il tuo regno. Sì, ti accompagno. Tu sei nato, vissuto, cresciuto qua? Sì, sono nato a Messina, però okay. Sì, sono cresciuto. Vabbè, tutti quelli di Panarea sì. Sono a Messina, giusto? Sì, sì, più o meno, okay. Più o meno. E iniziamo però non dal ristorante, ma da dove? Dall'hotel, se vuoi, ti accompagno. Perché Antonio il macellaio a fianco, anche un piccolo hotel. Cioè, prendi, tu arrivi dal, lì c'è il ristorante? Sì, giusto? Il ristorante, e poi qui c'è l'hotel. Abbiamo l'hotel e un piccolo pop-up qui, la pizzeria. Ok. Sempre quindi, di nostro. Cioè, prendete, c'è il, ragazzi, il triangolo della goduria. Se noi siamo arrivati, ovviamente, ragazzi, in pieno servizio per non rompere le palle, sono le 11, le stanze le stanno pulendo, però vi faccio vedere la vista, guardate. Questo è il paradiso. Tu arrivi, esci la mattina, sbeghete, c'hai. Lì che c'è? Stromboli. Stromboli, Basiluzzo e dattilo, sono i 3 scoglietti. Sì, ora andiamo in steakhouse. Ti accompagno in steakhouse. Vai, va. Andiamo. Questo è il tuo regno e io, caro Marco, io lo so che tu sei abituato a vedere questo, no? Un po' come per noi romani molte volte il Colosseo è tipo una rotonda intorno alla quale ci passiamo con la macchina, no? Quasi non ci facciamo più caso. Pazzesco sto ristorante, credo che sia uno dei pochi ristoranti in Italia, ma forse l'unico ristorante in Italia che ti permette di mangiare una bistecca guardando questo spettacolo della natura. Trattandosi di un ristorante che lavora su un'isola, ti chiedo, il primo scoglio qual è? Il pregiudizio delle persone. Il pregiudizio? In che senso? Nel senso che le persone intendo i turisti, pensano che magari su un'isola non si possa trovare della carne di qualità fresca. La nostra forza è la storicità del posto, perché comunque è un ristorante cinquantennale dove siamo conosciuti veramente in tutto il mondo, ma nonostante tutto chiaramente arrivano anche clienti che non sanno chi siamo e quindi magari possono storcere un attimino il naso quando leggono carne alla brace sull'insegna. Ok, però alla fine la gente viene. E no, poi alla fine vengono e rimangono soddisfatti. Quanti coperti, certo, hai fatto l'anno scorso? 12.000. Grazie. In 3 mesi. 3 mesi. Immagino, vabbè, sì. non c'è solo questa sala? No. Allora, questa è la prima sala. Sì. Poi là c'è. Ti accompagno. Già un frigo per frullare, fammi vedere. Proseguiamo. Intanto questo lo lascio qui perché sarà questo il sarà suo qua posto. E mi raccomando, ok, così tutto. Lì è dove poi ci andiamo a grigliare la bistecca. Sì. Ok. E invece qui, ragazzi, che ci abbiamo? Qui abbiamo una delle nostre 3 celle di frullatura. Mi scusi un attimo, non la sento bene. Questo qua. Se c'è posto per 6 persone. Sì, un attimo solo che la sto scrivendo. Ma preso una richiesta particolare, noi possiamo anche non mangiare. Ma io ho un cane, un chihuahua che è molto viziato, quindi quello deve mangiare stretto ben cotto, ti può fare? Certo, signora.
Ok, allora io sono Fabiola, siamo, io ho detto 6 persone, ma in realtà siamo 5 più 1, perché uno è il mio cane. Va bene, può mangiare assieme a noi. A dopo. Arrivederci. A più tardi. Grazie. No, allora questo ha chiesto il filetto ben cotto per il cane, erano 6, sì, ma in realtà erano 5 sì, più 1. E più 1 era il cane. Sì. Va bene, comunque grazie Enrico. Enrico è un grande professionista, è tuo collaboratore, sì, giusto? Sì, solito. Braccio Enrico, giusto che ci siamo. E l'hai visto in continuazione si parla del fatto che manca personale, no? Sì. Secondo te perché? Perché ormai nessuno ha passione per questo lavoro, hanno trovato qualcosa di meglio dove possono stare seduti e fermi senza muovere un muscolo e prendono quasi la stessa cosa. Allora tu che rimani a fare, scusa? Io rimango per l'isola. Ma caro Enrico, con tutto l'affetto, non aver mandato a fanculo una che prenotava per 6, ma poi abbiamo scoperto che era 5 più 1. Mezzanotte, ma che ora è l'uno? E l'uno era il cane. Gli aveva dato atto. Gli aveva dato atto che sei un grande professionista. Tienetelo stretto. Grazie Enrico. Qui finisce il pregiudizio. Qui finisce il pregiudizio, ragazzi, inizia la roba bene. Questo è solo un po' della tua carne, di quello che hai. Portogallo, Spagna, Irlanda, Wagyu spagnoli, sì, Fassona piemontese, perfetto, Angus americano e una selezione di un amico. Ottimo, molto molto buono. Perfetto. Su 100 clienti che entrano qua, quanti apprezzano questa selezione? In media? Buona parte. Una buona alta percentuale. Ma vuol dire che sta a fare un bel lavoro? Assolutamente, me lo auguro, mi auguro che continuerà così. Poi ci trasferiamo sopra, di piano sopra. Ragazzi, abbiamo visto il posto bello, ora vediamo il posto più bello. Marco, quanta gente si siede qua? Quanti coperti c'è qua sopra? 120 coperti. 120. La cosa più bella che penso quando salgo qui su è quanti VIP e star internazionali sono state sedute su questi. Tipo, dimmi le 3-4. È Uma Thurman, Dan Bilzerian. Ah, Eva Thurman. Uma Thurman. Liam Neeson. Ah, sì? Sì, io sono Beyoncé, Rihanna. La prima bistecca qui, quando l'avete cotta, che anno era? 1970. Tuo padre? Mio padre, sì. Che era di Panarea, sì, è emigrato in Argentina, poi è tornato, ha deciso di iniziare a grigliare. Sì, prima ha aperto la macelleria, qualche anno dopo il ristorante. E senti, l'isola qui però luglio-agosto ce la fa a reggere tutta la gente che arriva o va in tilt? Questo potrebbe essere un altro problema. Spesso va in tilt, guarda, quest'estate abbiamo avuto un tilt elettrico, sì, e l'isola si è spenta per circa 12 ore. Ok. Alle 9 è ripartita e noi abbiamo fatto 350 coperti quella sera. Così. Abbiamo dovuto sfamare praticamente tutti i clienti senza una linea, senza... Perché qui l'isola passa da 300 abitanti l'inverno? Sì, a Ferragosto quanta gente c'è? Ah, io credo che stiamo su 5.000. 5.000, quindi sì. C'è un sovraccarico. Più di 100 volte la popolazione che c'è all'inverno. Non immaginate. Vabbè, voi vi siete organizzati, alla fine siete in grado siamo in grado di gestire. E come fai col personale? Me lo racconti però di fronte alla bistecca. Ok. Perché è un'altra nota dolente, okay, e quindi per parlare di note dolenti, ragazzi, ci mettiamo di fronte alla bistecca. Bravo. Perché ricuciniamo il Wagyu che ho mangiato l'anno scorso. Bravo. Quanti anni sono che lavori qui? 11 anni. 11 anni. Tu lavori qua, arrivi quando arrivi? A maggio? Aprile. E vai via? A ottobre. Sì. E da novembre a marzo dove stai? Sri Lanka, Catania. Ah, tra un po' Sri Lanka, sì, un po' torni a casa, un po' stai a Catania. Però tutti gli anni, da 11 anni vieni qui. Sì. Ti piace questo lavoro? Sì. Ti piace? Ok. Che ti piace di più? Cucinare, stare alla brace o in cucina? Brace. Lui è un grande, ragazzi, grande lavoratore. Stasera lo vediamo all'opera. Quanti coperti hai fatto? Il massimo dei coperti in una serata? Te lo ricordi? Quanta gente al massimo? 300. 300, fantastico. Tutto in questa griglietta. Mentre invece, caro Marco, lui immagino sia un grande valore aggiunto, no? È il capo. È un grande valore aggiunto. Questa è la bistecca che ci mangiamo adesso. Yes. E lei? È la stessa. Parliamo di un Wagyu spagnolo. Io sono continuamente alla ricerca di bistecche che abbiano queste caratteristiche e che siano allevate e nate in Italia. Difficilmente riesco a trovarle. Il Wagyu che allevano in Italia secondo me non è paragonabile al Wagyu spagnolo. Mia personalissima opinione, ok? Ma d'altronde i gusti sono soggettivi. Loan, guarda, è meraviglia, ragazzi, è bella. E tu stai qui alla griglia insieme a lui. Loro sono i tuoi... Ormai i miei personal chef. Sono i tuoi scudieri. Considera che loro hanno lavorato con mio padre, quindi okay, sì, vengono dalla sua scuola. Perfetto. Di conseguenza mi sembrava giusto lasciare il posto a loro, anche perché comunque sono abituati
a un determinato tipo di lavoro. Perfetto. Sanno gestire la pressione. Ok. E tu sei in Sri Lanka anche te? Sì. L'ultima volta che sei andato in Sri Lanka, che anno era? 4 anni fa, vabbè, grande, adesso è grande, bravo, grande lavoratore. Vedi, non è semplice gestire la pressione dei clienti qui in estate. Abbiamo praticamente tutte le griglie piene e la gente che ordina, è un'infinità. Vabbè, e per loro mantenere salda la pressione, la pazienza, non è semplice. Vabbè, loro devono essere stretti. Sì, sì. Io ne ho mangiate tante di bistecche, ma quando vedo queste cose continuo a emozionarmi di nuovo. 1 e 2, venite su con noi, eh? Voilà. Sei emozionato! Sei stato emozionato, andiamo su, dai! Andiamo a mangiare insieme, dai ragazzi, andiamo! Vai, va! Paolo, prendi quello che vuoi! Lasciatemi l'osso a me! Oh, questo è andato sul grasso! Grasso! Tieni caro, vai, piglia il pezzo che vuoi, piglia! Vedi che sono bravi, piglia il pezzetto piccolo, tieni! Tocca a me? Sì. E io mi prendo il pezzo serio. Il pezzo serio, mio figlio. Vai, fanti testa. Questa, ragazzi, secondo me è e rimane una delle carni più buone che abbiamo mangiato in vita mia. Facciamoci. Indiscutibilmente. Cioè, ragazzi, grazie mille. Ve voglio bene. Voglio bene a Panerè, voglio bene a Marco. Mortacci quanto è buona, madonna mia, è sconvolgente. Ultime curiosità, tu quando arrivi qua per dare inizio alla stagione? Ad aprile, e ti fai tutto aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ti fai 6 mesi sull'isola? Fino a ottobre, quindi 6 mesi e mezzo, e poi te ne vai? Vado in vacanza, faccio formazione, studio, okay, torno studi a casa. Perfetto, e cerchi personale? Cerco personale. La speranza di trovarlo. Comunque una cosa sono certa, personale o meno, difficoltà che potrei incontrare, sono assolutamente certo che se torno staltrando ti ritrovo qui. Antonio il macellaio rimane qui. Qua sta dal 1970. All'infinito. Ok, perfetto, la grande. Ragazzi, io vi saluto, termino il video sgranocchiandomi quest'osso, mortacci quanto è buono, l'ho detto, grazie a Marco per l'ospitalità, è stato molto interessante scoprire questo lato, questo punto di vista insolito di una steakhouse sull'isola. Cercate le steakhouse sull'isola, ragazzi, ce ne sono, e fanno il loro lavoro, lo fanno anche bene. Un abbraccio, ragazzi, e che l'abbraccio sia con voi. Ciao, ciao. Io sgranocchio l'osso, ciao! Ciao. Buono. Via Panarea.